Sono gli esterni del campus dell'Università Niccolò Cusano a Roma che ci fanno da splendida cornice per la presentazione di un nuovo libro della casa editrice dell'Università Niccolò Cusano, la Edi Cusano, e oggi come sempre con grande interesse presentiamo questo manuale che si intitola Istituzioni di pedagogia generale e sociale. Ce lo presenta chi l'ha scritto, è una docente dell'Università Niccolò Cusano, la professoressa Rita Minello, che insegna pedagogia generale proprio presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Niccolò Cusano. Ben trovata, professoressa. Grazie. Un libro scritto con il professor Umberto Margiotta. Sì. Partiamo da voi, dagli autori, sia perché ovviamente siete coloro che hanno partorito questa creatura, ma perché il professor Margiotta insieme a lei, insomma, certo, costituiscono un parterre accademico di alta professionalità e autorevolezza. Ringrazio per questa affermazione. In realtà il professor Margiotta è un'autorità notoriamente conosciuta nel mondo delle scienze, dell'educazione e della formazione. E mi piace dire che è il mio maestro. Il mio maestro. Quindi scrivere un libro con un maestro è una grande, non è una il grande primo, emozione. Non è il primo, ma è sempre per me un grande onore. Certo. Che tematiche affronta questo libro, professoressa? È un testo abbastanza generale, sì, abbastanza divulgativo, che quindi si rivolge ad una vasta gamma di interessati. Non solo agli addetti ai lavori. Non solo agli addetti ai lavori, abbiamo voluto ampliare non solo agli studenti, ma anche a tutti coloro che possono essere interessati al mondo dell'educazione e della formazione. Questo è interessante, nel senso anche un genitore che sì, magari volesse approfondire alcune tematiche, sappiamo che oggi sì, le problematiche nei rapporti relazionali sono particolarmente è di vero, attualità per tanti motivi, anche un genitore attraverso questo certo, libro, quindi non è un manuale tecnico, è un libro di apprendimento. Non è un manuale tecnico, ma ha una sua specificità. Certo, in questo caso non si rivolge tanto al mondo della scuola, sì, quanto al mondo di tutti gli educatori e di tutti i formatori oggi, soprattutto che operano nel mondo del non formale e dell'informale, perché i formatori che operano nelle agenzie, che operano nel sostegno, che operano nel nido o nella prima certo, infanzia certo, o in varie strutture, di solito studiano semplici manuali, qui invece hanno un'impostazione e una visione che può essere utile per molti aspetti. È utilissimo, insomma, dicevo prima della grande attualità di questo tema, purtroppo a volte anche le cronache ci consegnano certo, casi in cui purtroppo magari una cattiva formazione di questi educatori ha portato magari anche a episodi, citiamo gli episodi più conosciuti a livello di opinione pubblica, i bambini che vengono picchiati magari in queste istituzioni dove dovrebbero invece essere iperprotetti e ipercoccolati. Che ne pensa? È un po' figlia dei tempi questa situazione? C'è sempre stata? Da pedagogista che valutazione dà quando legge certe notizie? In realtà noi nel mondo dell'educazione, soprattutto per quanto riguarda la storia sociale dell'educazione, vediamo che ci riporta dei casi e delle condizioni educative reali che sono spesso molto critiche, lo sono state in passato e lo sono ora, forse più in passato di oggi, perché oggi l'attenzione pubblica certo, e la sensibilità educativa certo, portano a far scoprire letteralmente e anche in qualche caso eclatante a denunciare con una certa immediatezza le situazioni, cosa che in passato non accadeva. Che definizione possiamo dare di pedagogia generale? Che cos'è la pedagogia generale? Oggi ci si chiede fino a che punto serva la pedagogia e soprattutto che cosa sia la pedagogia generale, quindi lei tocca un problema che per noi è scottante. Pensavo di aver fatto una domanda scontata, assolutamente, invece non lo è. È assolutamente, tant'è vero che da 40 anni noi pedagogisti dibattiamo sul ruolo della pedagogia, poiché una le sorta scienze di autocoscienza. Certo, poiché le scienze dell'educazione sono di natura interdisciplinare, certo, perché noi non abbiamo una pedagogia pura, una scienza pura, abbiamo bisogno del contributo della psicologia, della sociologia, eccetera. Certo. Allora, a questo punto, se vediamo le scienze dell'educazione come un insieme di scienze sorelle, chiaro, così sono chiamate nel 69 nel trattato di Debes e Mialaret,
Quale ruolo riveste la pedagogia? Riveste un ruolo super partes? Riveste un ruolo di primum inter pares? Oppure riveste un ruolo di anima critica della pedagogia? La risposta varia dalle correnti di pensiero. La mia risposta personale e i nostri orientamenti riguardano addirittura la pedagogia intesa come anima critica delle scienze dell'educazione e anche come critico radicale nel momento in cui agisce in forma di denuncia di situazioni che possono essere migliorate. Io mi sto appassionando all'argomento, quindi tratterrò questo libro, lo vorrò leggere, Istituzioni di pedagogia generale e sociale, pubblicato dalla casa editrice dell'Università Niccolò Cusano, la Edicusano. Ricordo subito il sito edicusano.it, dove si può sfogliare il catalogo e si possono anche fare ovviamente gli acquisti online, oppure farli qui all'interno del campus, dove c'è una bellissima biblioteca che vi aspetta. Tra l'altro ricordo che per tutti gli appassionati della scrittura, la Edicusano dà la possibilità a chi vuole di poter provare a presentare un proprio romanzo. Detto questo, torniamo alla professoressa Rita Minello, le faccio un'ultima domanda. Mi sembra di aver capito che in un certo qual modo la pedagogia sta diventando sempre più importante anche per voi stessi, che ci avete lavorato all'interno per tanti anni, e non bisogna trascurare un fatto: la pedagogia è la formazione degli individui che andranno a costituire la società, e quindi una corretta pedagogia può costruire una società migliore. Certamente, oggi si parla di comunità educante, ma per comunità educante non si intende più il gruppo degli insegnanti. Si parla anche di società formativa allargata, e questo infatti è il titolo del mio volume, quello seguente a questo. Società formativa allargata perché, così come nelle comunità di una volta, tutti si occupavano di richiamare il ragazzo se lo vedevano compiere o atteggiarsi in modo scorretto. Oggi bisogna tornare ad occuparsi tutti insieme delle future generazioni, dei nostri bambini, dei nostri ragazzi, a livello di comunità. Quindi la responsabilità educativa è quella di una società allargata, soprattutto nel momento in cui questa società si sta integrando con nuove figure, con nuovi arrivi, con nuovi partecipanti alla cena dei popoli. Molto molto interessante, grazie professoressa Rita Minello, molto interessante. Pensate, è solo proprio una piccola porzione di quello che è contenuto questo manuale, quindi, come ha detto all'inizio della nostra conversazione la professoressa Minello, questo manuale molto utile per tutti, dai genitori agli educatori, non solo ovviamente per gli addetti ai lavori, chi opera ovviamente nel settore scolastico. La professoressa Rita Minello insegna pedagogia generale presso la facoltà di scienza della formazione qui proprio del campus dell'Università Niccolò Cusano, ha scritto questo libro insieme ad una vera e propria autorità del campo, ovvero il professor Umberto Margiotta, Istituzione di pedagogia generale e sociale, edito da Edicusano. Edicusano.it è il sito internet dove prendere tutte le informazioni. Grazie professoressa, noi continuiamo la nostra passeggiata. Grazie. Perché è una bella giornata, ce grazie la meritiamo. E un saluto a tutti, arrivederci.